Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video haul. Sì, un altro video haul, lo so. Sono andata a fare un altro giro di shopping, non programmato, non previsto, ed ho fatto danni, non tanto consistenti, ma che forse potevo evitare, diciamo così. In questo video haul vi faccio vedere anche i capi indossati. Quindi è un try on haul, sperando di fare cosa gradita, perché a volte mi rendo conto che mostrare i capi così come sono non rende poi tanto, e vederli indossati a volte è tutta un'altra cosa. Quindi sì, spero insomma vi possa piacere di più come tipologia di video. Ho comprato quasi tutto nero, per questo dico che potevo evitarlo. Amo il nero nell'abbigliamento, amo come mi sta, ma so anche che sta arrivando l'estate. O forse è quasi arrivata. Fatto sta che sì, ho comprato quasi tutti i capi neri, solo due cose non sono nere. Ok, lasciamo stare. Parto dalle cose che non sono nere. Prima di tutto una borsa, anche questa potevo evitarla, sì. Ma era da tempo che cercavo una borsa piccola, rossa e low cost. E l'ho trovata. Da Stradivarius ho comprato questa qui, che è appunto questa borsetta rossa, che ricorda vagamente il modello delle Celine, comunque sulla falsariga di quei modelli lì, perché è semi-rigida ed è piccolina, con la tracolla che ha la possibilità di allungarsi, ma comunque non arriva ad essere messa proprio a tracolla, si porta sempre su una spalla. Veniva pochissimo, veniva a 12,95€ e ho deciso di comprarla rossa perché non ho neanche una borsa rossa tra le mie mille borse, e in più perché vestandomi, come vi dicevo, spesso di nero, può essere carino magari spezzare con un accessorio colorato, e di solito mi sbizzarrisco più con le borse che con le scarpe. Quindi sì, insomma, la cercavo rossa da tempo. Questa qui è piccolina ma neanche troppo, quindi può essere adatta sia per il giorno che per la sera. Veniva appunto pochissimo e non me la sono lasciata scappare. Altro capo non nero, e direi l'ultimo capo non nero, è bianco. Comunque un colore sobrio, Arianna. Sempre da Stradivarius ho preso questa maglietta qui. È una classica t-shirt bianca con il taschino, dettaglio che io amo nelle magliette, ma la particolarità è nel tessuto, perché è un tessuto leggermente più elegante, leggermente più elegante, sì, del cotone, e mi è piaciuta da subito, soprattutto da portare anche con la gonna lunga che vi farò vedere tra poco, abbinata. Sì, insomma, è una t-shirt bianca che io utilizzo molto d'estate, ma un pochino più carina rispetto alla classica t-shirt di cotone, che a volte non è proprio adatta a tutte le occasioni. Da Zara invece ho comprato un vestito, anch'esso nero, che ve lo dico a fare ormai. Mi sono innamorata perché cercavo un vestito nero da poter utilizzare sia in maniera un pochino più elegante, sia in maniera molto molto casual con le Converse o con le Stan Smith, ma comunque da tutti i giorni, quindi un vestito nero che mi stesse comodo, che non segnasse, non fasciasse, fosse fresco, largo e abbastanza lungo, perché sono ingrassata un pochino di chili nell'ultimo periodo e quindi tendo a comprare cose che penso valorizzino la mia forma del corpo piuttosto che evidenziare qualche difetto qua e là che c'è purtroppo, e credo che questo faccia proprio al caso mio. Spero che in video renda la vestibilità del capo, perché visto così non rende affatto. Il tessuto è abbastanza pesante, però essendo largo e volendolo utilizzare principalmente per la sera, credo sia perfetto. Di Zara la particolarità è nelle maniche, che vanno molto ultimamente con questo volant che lascia la spalla scoperta. Anche la lunghezza e la vestibilità è perfetta, perché arriva a metà coscia, non è né troppo lungo né troppo corto. Di questo qui l'ho pagato solo 15,95€, ma ha veramente una qualità questo capo che è peccabile. Stranamente in questo giro di shopping sono entrata da Pull&Bear. Devo dire che era tempo che non c'entravo, perché non trovavo mai nulla che mi ispirasse. Cioè sì, magari c'entravo, ma era tempo che non ci compravo qualcosa. E meno male che oggi ci sono entrata, perché ho comprato dei capi veramente veramente carini secondo me. Primo fra tutte questa gonna lunga. Era tempo che cercavo una gonna lunga nera che mi stesse bene, valorizzasse le mie forme piuttosto che mettere in evidenza i difetti, e fosse anche un po' particolare. Non volevo la classica gonna nera in mallina lunga o con magari uno spacco e basta. E questa qui ho fatto al caso mio, l'ho pagata solo 9,95 o 9,99. Ha la particolarità di avere questo spacco sul davanti, che volendo può essere anche spostato sul lato, però è pensato per stare sul davanti, ed ha tutti questi bottoncini finti, per fortuna, sempre sul davanti, che vanno appunto a finire nello spacco. La lunghezza è perfetta, ha l'elastico in vita e si porta a vita alta, e credo sia perfetta per le giornate estive in cui non amo sfoggiare le mie gambe, ma che comunque richiedono un abbigliamento un pochino più fresco. Ultimi capi sono un completo, maglia che è quella che indosso attualmente, e un paio di pantaloni.
ed è il pezzo di tutto l'haul, di tutto il mio shopping di oggi che amo di più. Sono praticamente questi pantaloni a vita alta che finiscono al ginocchio, un po' come il modello che vi ho fatto vedere di Calliope nell'ultimo haul, che sto amando alla follia perché trovo mi valorizzino il mio corpo, la mia parte di sotto, e in più siano freschi e carini, alla moda, mi piacciono veramente molto. E sono questi pantaloni appunto neri, che ve lo dica fa, che hanno questo lavoro a costine, quindi il tessuto è tutto a costine, e la maglietta abbinata sopra che arriva a pelo a coprire tutto quello che c'è da coprire, ed è leggermente più lunga sul di dietro, quindi mi piace molto che va anche a nascondere un po', a camuffare il di dietro, che sennò è proprio lì in bella evidenza, sono fantastici. C'era anche questo completo in grigio, però il grigio mi faceva secondo me, cioè mi piaceva, ma secondo me faceva troppo effetto pigiama, il nero mi ha attirata anche in questo caso, e venivano pochissimo perché i pantaloni venivano a 13 euro, mentre la maglia 10 euro, quindi secondo me questo completo da Pull&Bear, se vi piace questo stile e questo genere, non lasciatevelo scappare. Quindi questi erano tutti i miei acquisti per questo haul un po' fuori dagli schemi, perché sto vedendo in giro su YouTube ovviamente haul estivi, con tutti i capi estivi, a fiori, a fantasie, bianchi, pizzo, eccetera eccetera, il mio è un haul nero. Ma vabbè, ci piace ogni tanto anche distinguerci per questo. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!